Buonasera a tutti, ben trovati per questa penultima puntata dell'anno, o forse ultima, dipende da quello che riesco a fare domani. Come andiamo? Come state? Vi state godendo delle vacanze? State lavorando? Io aspetto che arriviate, intanto comincio a mangiare. Chiedo già scusa perché sarà una merenda rumorosa. Ciao Sara. Non riesco a distinguere le altre persone. Vabbè. Allora, voi che fate di bello? Avete già fatto merenda? Io sono un po' in ritardo perché prima doveva mangiare la bambina, quindi priorità nella vita. Questa è la mia merenda di oggi, adesso vi spiego. Ciao Sonia, scusate, oggi è una merenda complicata da gestire perché i finocchi fanno rumore, sono croccantosi, cioè fatico di proprio da masticare. Allora, perché rivisitazione di un grande classico? Perché la classicissima insalata siciliana di finocchi e arance è stata rivisitata con finocchi e mandarino, perché quello avevo in casa e visto che la mia organizzazione ultimamente è scarsa, visto che voi sapete che io ho un impegno piuttosto grosso da un paio di mesi, ciao Silvana. Ho aperto il frigo, ho visto il finocchio, ho guardato che avevo giustamente dei mandarini, allora via. Quindi, la mia merenda di oggi consiste circa in mezzo finocchio tagliato fine e un mandarino tagliato fine. Poi, per bilanciare gli zuccheri del mandarino, ho le fibre del finocchio, ho un goccino un po' d'olio, ce ne sarà un cucchiaino d'olio, e un po' di pepe che non bilancia ma fa gusto, e un po' di sale chiaramente. Buonissimo. Questa insalatina va bene come aperitivo, come merenda, come antipasto per una cena speciale. Anche come contorno, se volete, eh. Non commettete l'errore di pensare che solo perché siete voi che volete fare un'alimentazione pulita e un po' meno pesante in queste feste, non commettete l'errore di pensare che siete solo voi a volerlo, no? Cioè, mi è capitato tantissime volte di persone che ricciardine, che hanno proposto all'aperitivo cibi ricciardini e invece di sentirsi dire no, ma come? Io volevo le patate al forno. Spesso e volentieri dicono: ah, che bene, meno male, mi fa piacere che ne so, un po' di insalatina fresca che mi pulisce la bocca, no? Quindi ve lo consiglio. Cinzia, ciao Chiara, auguri, a presto. Io torno in cucina, ma non ti dico cosa preparo. Ma il 2023 sarà l'insegna dei buoni propositi. Auguri anche a tutto il meraviglioso gruppo. Grazie, Cinzia, auguri anche a te. Ma perché non mi devi dire cosa prepari? Lo sai che io mica sono una dietista di quelle super rigide, lo sai? Ormai lo sapete, spero, eh? Non me lo fate ripetere anche l'ultimo giorno dell'anno o il penultimo. Ci stava della frutta secca? Se ti ci piace, sì, però conta che dipende anche l'uso che ne vuoi fare, Sonia, perché per una merenda,
Può anche bastare così, non è che dovete per forza sempre fare cose ricche o okay. Che. E se cerchi la parte croccante, i finocchi la svolgono ampiamente. Però sì, è che io non ce la vedevo. Ciao Maria. Allora, io se vi è piaciuta questa diretta, no, questa merenda particolare, non dimenticatevi di condividere il video per aiutare sempre più persone a mangiare in modo ricciardino, leggero, fresco, piacevole, senza stress, come al solito. Io ho ancora un pezzo di finocchio grande, ma aspetterò di buttare giù perché è troppo grande. Non voglio fare crunch crunch per mezz'ora davanti a voi. Quindi lo guarderò, aspetterò se avete delle domande. Intanto mi dite cosa ne pensate di questa proposta. Mi hai dato un'idea per domani, sarò sera, farò finocchi arance. Finocchi arance è un evergreen, ci sta sempre. Ci sta sempre, a me piace molto. Però la variante mandarino è buona, Silvana. Pensavo a un pre-sport, provo e poi ti dico, sì, no, allora pre-sport metticela un po' di frutta secca, Sonia. Sì. Io parlavo in generale, però sì. Ciao Angela. Bene. Allora, a parte Sonia che la ce la faccio. Sonia ha preso la mia ricetta e l'ha rimodulata sulla base della sua necessità. Guarda un po', quello che dovete fare tutti. Voi invece avete dei dubbi, delle domande? Vi è piaciuto? Avevo detto che non lo mangiavo, non lo mangio, aspetto. È che è così buono. Aspetto ancora un attimino, poi se no vi lascio andare perché comunque Sonia, se per sport pensavi ad oggi perché ti stai allenando anche a un giorno dalla fine dell'anno e allora bravissima, oppure pensavi in prospettiva visto che sei una persona che si organizza. Infatti, dimmelo, rispondimi un pochino, Sonia. Bene. No, Sonia, mi piace molto questa idea, sto diventando secchiona. Sì, ok, ma non mi hai risposto, Sonia. Nel senso che ti vai ad allenare oggi e quindi volevi farla oggi. E ti alleni anche in queste vacanze oppure intendevi solo per organizzarti per il futuro? Comunque sì, stai diventando una grossa secchiona. Ciao Vero, c'è anche la dottoressa Fossi, c'è Gloria, ciao a tutti. Vabbè, cosa facciamo domani? Domani la volete la diretta o facciamo una diretta proprio a mezzanotte secca così per farci gli auguri? Eh? Dai, domani niente diretta pomeridiana perché ce la facciamo al pomeriggio, cioè alla sera, anzi, condividete il video appunto se vi è piaciuto e per invitare persone alla nostra diretta di domani a mezzanotte. Domani ci spariamo una diretta di auguri. Se ci siete bene, se non, magari io faccio a mezzanotte 10, che lì quando avete finito di fare i conti alla rovescia. No, Chiara, pensavo a lunedì, sono sul treno che torno da Roma. Vabbè, ma venerdì prima della fine dell'anno, lunedì appena dopo, vale lo stesso, eh? Brava Sonia, che si allena anche nelle vacanze. Silvana, io in vacanza ho allenato la mandibola, ma il peso non è aumentato. Brava, vedi che piangi, Silvana, che piangi, non è aumentato il peso, perché hai mangiato comunque, per quanto là tu abbia mangiato, ti sei fatta anche la sosta a Roma apposta per andare in un posto, io ricordo. Ma se comunque il resto del tempo bilanci in modo ricciardino, ce la puoi fare lo stesso senza aumentare di peso. Brava, brava Silvana, bravissima. Allora, se vi è piaciuto questo video, vi ricordo che domani sera ci facciamo gli auguri in diretta. E per adesso direi che vi lascio andare, vado a finire il mio pezzo di finocchio gigante perché l'ho tagliato molto molto male. Sì, domani a mezzanotte, dai, ce la facciamo così, eh? Bene, bene. Allora ci vediamo domani e buona serata a tutti. Ciao!